La seconda domanda, visto che c'è qua Francesco che è direttamente in linea, vediamo se ho capito la domanda che mi ha fatto e analizziamo un pochino di quella che è la mia esperienza in questa cosa, proprio perché in alcune cose ho visto che funziona in un modo, in altre cose ho visto che funziona in un altro. Allora, Francesco mi chiedeva se può essere più efficace, se ho capito bene, andare a sviluppare una landing page dove faccio subito direttamente quella che è un processo di vendita, quindi andare a intercettare un cliente per offrire subito quella che è la mia soluzione, oppure se è più efficace fare ad esempio un opt-in, fare un pochino di email marketing e poi a un certo punto far vedere una pagina valore, una pagina di vendita dove io vado a proporre quella che è la mia soluzione. Corretto, Francesco, era questa più o meno la domanda? Aspetta, non ti sentivo? No, non ti sento. Problemi microfono. No. Ah, ok, perfetto. Sì, la riformulo un po'. Allora, noi dobbiamo creare una lista. Vendiamo ERP, software gestionale di high ticket, quindi è difficile vendere, diciamo, con una landing page diretta. Sì. Abbiamo ipotizzato due alternative: l'opt-in o comunque una landing page che converta, una landing page corta, che raccolga le mail. La nostra conversione è la raccolta delle mail per la costruzione della lista, e poi la sequenza di email è una pagina di valore successiva alla raccolta della, immediatamente successiva alla sottoscrizione della mail, per provare a fare upsell di una consulenza, piuttosto che comunque per raccontare quali vantaggi potremmo offrire in maniera più estesa, oppure se sia il caso di creare una landing page, un opt-in lunga, come alcuni dei tuoi esempi, quindi con tanta ciccia, e raccogliere la mail senza passare a una pagina valore. Intendo dire, è possibile che ci sia un tasso di conversione più importante da una landing page corta, dove shaker un po' il problema, ti do la soluzione, immagine, sottoscrivi perché ti do un magnet interessante, oppure è fattibile il trascinare l'utente in basso dandogli tante informazioni per poi convertire? Converte più la corta o la breve? Ok, allora, Sempre in logica lista. allora, per quanto riguarda le liste, di regola è necessaria una pagina più corta, nel senso che siccome le barriere all'entrata di quello che è il tuo potenziale cliente sono inferiori, allora generalmente la landing page corta funziona meglio. Quindi di fatto devi andare a fare una pagina corta dove però devi cercare di trovare una soluzione efficace per fare in modo di ottenere credibilità. Questo perché? Perché diciamo che la mente umana in generale, ma degli utenti o dei consumatori nello specifico, quando comincia a intercettare quello che è uno schema ricorrente, sviluppa delle resistenze. Quindi cosa succede? Che se una volta, 5-6 anni fa, quando sono entrato nel sito, se non sbaglio, di Neil Patel o di qualcuno, ho visto la pop-up in uscita che diceva: sei sicuro di voler uscire? Hai abbastanza traffic e conversioni? O pensi di volerne di più? E c'era: no, voglio uscire, ho troppi contatti, oppure sì, fammi uscire. Io ho detto: che figata! L'ho fatta subito e funzionava di brutto. Però cosa è successo? Che nel tempo tanti marketer hanno sviluppato questa azione e di conseguenza adesso quando vedo una pop-up in uscita dico vabbè, è arrivato e vado via. Questa cosa in realtà non è neutra, cioè non è che prima funzionava e ora non funziona, è negativa perché io l'associo a tutti quelli che hanno utilizzato questa tecnica, questo stratagemma, però in modo farlocco, senza darmi poi valore, senza darmi poi un ebook che funziona, cioè c'è un problema oggi di superficialità nel modo in cui si fanno le cose che è devastante perché va a distruggere tutta quella che è la fiducia delle persone. In qualunque cosa, io vedo che ci sono articoli, ad esempio, soprattutto, questo mi capita soprattutto in italiano, su Facebook, clickbaiting, che dico che figata questa cosa, devo vedere, clicco. E il problema non è il fatto che hanno trovato un trucco per farmi cliccare, e quando poi atterro nella pagina non trovo nulla. Quindi
Questa cosa viene fatta a qualunque livello. Io mi incazzo tantissimo su YouTube. Esempio, esce il trailer degli Avengers, no? E devo vederlo, ok? 2 settimane dopo, o 2 giorni dopo, mi esce nuovo trailer degli Avengers con una immagine di thumbnail, un'immagine di anteprima che non ho mai visto e dico è uscito nuovo, devo vederlo e mi vado a rivedere quello vecchio. Questa cosa qua, unita al fatto che un sacco di gente fa i trailer fan-made mettendo insieme altre scene di cose, è una cosa che fisicamente a me fa incazzare, perché? Perché clicco aspettandomi di vedere qualcosa e trovo qualcos'altro. Questa cosa qua è una cosa che mi fa incazzare in modo neutro, però perché? Perché di fatto dopo che ho cliccato io ho solo la delusione, non ho nessuno che poi mi tartassa di mail. Quando invece lascio un'email per avere informazioni e so già che è un opt-in, per cui mi arriverà una caterva di mail, di fatto sono ancora più restio. Soprattutto se sono già passato da persone che ti mettono in lista, poi è difficile toglierti, o magari di fatto è facile toglierti, ma tu non lo fai perché sei pigro, e di volta in volta ogni giorno ti vengono 74 email, perché ci sono persone che ti scrivono ogni giorno. Quindi il problema principale, l'ostacolo principale, secondo me, in questa fase è far capire alla persona che fisicamente noi gli possiamo dare un qualcosa che gli serve. Ad esempio, se tu vendi software ERP, si potrebbe fare un ebook comparativo dei principali ERP che ci sono con caratteristiche. Nella pagina metti un quarto dell'ebook che magari ha 30 pagine, tu ne metti 7, quindi uno fa vedere un articolo molto interessante e in fondo all'articolo puoi dire: vuoi vedere la fine di questo articolo? Le altre, per dirti qua, sono solo 7 pagine del nostro ebook di 30 pagine. Lasciami la tua email e continua. Allora, facendo così, tu ti trovi davanti a una pagina che di fatto non è più una semplice opt-in, è una pagina che in parte ti risolve già il problema e ti chiede l'email per continuare in quella direzione. A quel punto io probabilmente, rispetto a un opt-in, avrei maggiore fiducia. Quindi, quello che secondo me c'è il rischio che non funzioni, non è tanto quello che si fa dopo, ma è l'entrata. Io ho provato ad avere delle pagine con opt-in e a fare tantissima fatica a farmi lasciare le mail, quando in realtà l'ebook che avevo fatto dietro era fighissimo, cioè era fatto da un giornalista, era di 15-16 articoli, era impaginato da un grafico, quindi non un ebook fatto con Word, capito? Quindi questa è la prima cosa. Poi cosa succede? Dimmi. Volevo solo specificarti, sono d'accordissimo, nella logica della credibilità, siccome sappiamo che stiamo costruendo una lista e non provando a vendere, perché vogliamo prima lavorare fino al trust, cioè alla fiducia, Sì. non offriamo l'ebook con le caratteristiche o quanto siamo belli, bravi, alti, bassi, larghi e stretti, ma la lista, una formula per la checklist, qualcosa che sia utile subito senza parlare dei nostri prodotti. Perfetto, questa Provando a è la cosa soddisfarti, migliore. E secondo cioè già che me, siamo degli esperti, sì. possiamo darti una mano con il tuo prodotto attuale, vogliamo qualificarci come degli esperti, poi mano a mano speriamo che tu capisca che siamo talmente esperti che non puoi fare a meno di noi. Adesso sto esasperando, ovviamente. Sì, Però certo. ecco, la logica vorrebbe essere questa della lista, Sì. è corretto? Allora, sì, secondo me dovresti intervenire su 2 fattori. Allora, il primo fattore è identificare quello che potrebbe essere l'incentivo migliore e che ha più presa. Quindi, per dirti, puoi provare con una checklist, puoi provare con un articolo, puoi provare con una comparazione, sempre cose come dici tu di valore. Quindi, la prima cosa è identificare quello che potrebbe essere questa cosa. Poi cosa Email succede? subito. Sì. Poi cosa succede? Il secondo passaggio, che cos'è? È andare a vedere cosa si può fare dopo. Dopo cosa si potrebbe fare? Secondo me, nella thank you di questo download, non metterei la sales lunga dove vendi direttamente. Metterei che cosa? Un piccolo step successivo. Ad esempio, potresti mettere una call gratuita con un vostro tecnico per parlare del contenuto che lui scarica. Ok? Io ad esempio faccio così. Io nella mia landing page cosa dico? Dico: il progetto costa
3.000 euro, così segmento fuori quelli che non sono interessati, non hanno budget, ok? Quelli che compilano il modulo hanno già visto la cifra, vogliono avere il dettaglio di questo preventivo. Chiaramente io lavoro in un modo diverso, non con la lista, con l'opt-in, però per darti un'idea, compilano il modulo, ricevono subito il preventivo e nella thank you page del preventivo ricevono con Calendly una richiesta per, se vogliono, fare una call con me per parlare gratuitamente del loro progetto, per vedere intanto se quello che faccio io è adatto al loro progetto, perché non è vero che tutte le strategie, tutti gli strumenti sono adatti per tutto. Alcune cose ho verificato che con il mio metodo funzionano bene, altre funzionano peggio. Quindi andiamo a verificare che quello che fai tu funzioni con il mio metodo, no? Tramite il grid FCB, quello che spiegavo nei webinar Evergreen. E poi questo. Cosa succede? A quel punto cosa puoi fare? Puoi mandare altri contenuti, sempre di valore secondo me, quindi non verticali alla vendita, ma verticali a quello che potrebbe essere il suo problema. E a quel punto poi, quando pensi che l'utente possa essere pronto in funzione di quello che è il customer journey medio, quindi il periodo medio che un tuo cliente deve andare un po' a macerare le informazioni che gli dai prima di convertire, a quel punto lo fai atterrare in una landing page lunga di vendita, come ad esempio la mia, quella che faccio vedere subito nel mio caso, dove fisicamente fai vedere le caratteristiche del tuo prodotto. Quindi potresti fare così. Una cosa interessante che ho scoperto in questa fase è che non è detto che andando a chiedere meno informazioni o una richiesta di profilo più basso si ottengano maggiori conversioni. Ho fatto un esempio proprio con un cliente, abbiamo sviluppato un sito molto complesso che è un insieme di landing page. Lui fa serramenti a Roma e praticamente cosa abbiamo fatto? Lui ha un sito che è fatto da 15-20 landing page, una per ogni prodotto specifico, no? E io cosa faccio? Faccio diverse campagne, una per il serramento blindato, una per il serramento ad alta tenuta energetica e facciamo arrivare le persone. Cosa avevo fatto? Conscio del fatto che in altre campagne aveva funzionato bene fare una piccola richiesta di informazioni, magari per scaricare il catalogo di quel prodotto, e poi nella thank you page chiedere il preventivo, quindi se hai informazioni me le dai, l'avevo messo nella thank you page il preventivo perché siccome aveva bisogno di dimensioni delle finestre, piuttosto che poteva essere, ho pensato, che il cliente non avesse in mano all'inizio tutte le informazioni necessarie per chiedere un preventivo. Allora ho detto, comincia a chiedere una richiesta di informazioni, così poi comincia ad avere l'email e poi, ora che ho l'email, lo contatto e gliele chiedo, no? Quindi ho fatto la cosa in due step. Primo step, piccola richiesta, vuoi maggiori informazioni, scarica l'ebook del prodotto o la brochure e poi nella thank you page vuoi anche un preventivo, compila il modulo e lo tieni in 24 ore. Ecco, questa cosa che io pensavo fosse una figata, considera che erano tipo 15 landing page. E qua torniamo al discorso di prima della strategia, no? Di come è importante fare prima la parte tattica. Ho fatto 15 thank you page differenti con 15 ebook differenti, quindi 15 schede prodotto differenti, con 15 preventivi differenti personalizzati in base a quello che va chiesto. Quindi se lui chiedeva ad esempio un prodotto per la sicurezza, io nel modulo dicevo vuoi avere anche le tapparelle blindate o un preventivo per la porta blindata? Ok, quindi cose esattamente in linea con quello che lui chiedeva e non ha funzionato, cioè non funzionava, nel senso che di fronte a una richiesta così generica le persone non compilavano o alcune compilavano, poche comunque, ma poi non andavano a compilare la richiesta di preventivo e quando noi li ricontattavamo non ne concludevamo niente. Cosa abbiamo fatto? Ho tolto sta cagata, quindi ho tolto il modulo generico e ho messo in ogni pagina ottieni un preventivo di 24 ore per questo prodotto. Ho richiesta subito, sparata lì. E le conversioni sono aumentate del doppio nel senso che sono passate, se non sbaglio, dal 2,5% al 5%. Comunque si sono attestate in funzione della qualità del traffico che portavamo lì, che era più o meno buona, nel doppio di quello che andava prima. Quindi in realtà andando a mettere prima un
una barriera più importante, una richiesta più importante perché chiedevamo le dimensioni, eccetera, abbiamo avuto un aumento di conversione proprio perché rispetto alla richiesta generica di ottenere maggiori informazioni che dice qualcosa ma non tanto, ottenere un preventivo in 24 ore per chi sta cercando informazioni su un prodotto è più importante e quindi lo motivava di più a fare uno sforzo maggiore per compilare il modulo. Quindi allo stesso modo potresti valutare tu se fisicamente i campi che richiedi per segmentare l'utente iniziale va bene metterne pochi o va bene metterne più. L'ideale che cos'è? Non fare come ho fatto io, quindi non fare 15 landing page con 15 thank you page con 15 e poi verificare che effettivamente non era il percorso giusto, ma l'ideale è partire con una cosa, validi il fatto che è meglio mettere il modulo di preventivo nella thank you page o direttamente nella pagina di atterraggio, vedi cosa funziona di più e di conseguenza vai a fare tutte le cose prima. Questo perché? Perché se io non avessi messo in dubbio il fatto che poteva essere quella strategia che aveva già funzionato altre volte di mettere il modulo di contatto nella thank you page, probabilmente stare ancora qua pensando, cercando di capire cosa non funziona nel traffico, cosa non funziona nel copy della pagina, quando in realtà il problema era dato dal fatto che in realtà io cercavo solo un modo per validare la strategia che avevo pensato all'inizio, quando in realtà avevo un buco e dovevo tendenzialmente trovare quel buco. Quindi questo secondo me è importante.